l'antica denominazione di scienza occulta, viene adoperata per il contenuto di questo libro, una denominazione che produce, presso uomini diversi del presente, le più opposte impressioni. Per molti, essa ha qualcosa di scostante, provoca irrisione, un sorriso di compatimento, forse anche di disprezzo. Essi ritengono che una concezione che assume quel nome non possa fondarsi, che sopra un vacuo fantasticare, e che dietro una tale presunta scienza non si nasconda altro che la tendenza a rinnovare ogni sorta di superstizione, superstizione che giustamente viene respinta da chi abbia conosciuto la vera mentalità scientifica, è uno schietto impulso alla conoscenza. Per altri, invece, quel nome agisce come se ciò che si intende dovesse portare qualcosa che non si può conseguire per alcun'altra via e verso cui essi si sentono attratti da un intimo, profondo anelito di conoscenza o da una raffinata curiosità dell'anima, secondo la propria disposizione. E fra queste due opinioni diametralmente opposte esiste tutta una scala di atteggiamenti intermedi, di accettazione o di rifiuto, condizionati da ciò che si pensa essere il contenuto della scienza occulta. È innegabile che per taluno le parole scienza occulta abbiano un suono magico perché sembrano soddisfare il suo fatale anelito a una conoscenza di qualcosa di sconosciuto, di misterioso, di non chiaro, conoscenza che non sarebbe possibile conseguire per via naturale. Molti infatti non vogliono appagare le aspirazioni più profonde dell'anima loro per mezzo di quanto può essere chiaramente conosciuto. È loro convincimento che, oltre a ciò che del mondo può essere conosciuto, debba esistere dell'altro che si sottrae alla conoscenza, con una singolare contraddizione che non avvertono. Per soddisfare le più profonde aspirazioni conoscitive, essi rifiutano tutto ciò che è noto, disposti ad ammettere soltanto ciò che non risulti da un'indagine naturale. Chi parla di scienza occulta farà bene a tener presente i malintesi che gli si opporranno da parte di siffatti difensori di quella scienza, difensori che in fondo non aspirano a sapere ma al suo contrario. Le considerazioni che seguono sono rivolte a quei lettori i quali non si lasciano turbare dalla loro imparzialità di giudizio, dal fatto che per ragioni diverse un nome risvegli dei preconcetti. Qui non si tratta di un sapere che sia in un modo qualsiasi segreto, cioè accessibile a pochi, solo per uno speciale favore del destino. Il senso da noi attribuito alla parola occulto potrà venire rettamente inteso tenendo presente ciò che Goethe intendeva esprimere quando accennava ai manifesti misteri dei fenomeni del mondo. Quel che di tali fenomeni rimane occulto, no manifesto, ove li si consideri soltanto mediante i sensi e l'intelletto ed essi legato, viene qui considerato oggetto di una conoscenza soprasensibile. E chi voglia mettere come scienza soltanto ciò che si manifesta ai sensi e all'intelletto che li serve, non potrà evidentemente riconoscere a ciò che qui si intende come scienza occulta e il carattere scientifico. Egli dovrebbe pertanto ammettere di ripudiare una scienza occulta sulla base di una opinione arbitraria fondata esclusivamente sopra un suo pensiero, un suo personale sentimento, non già sopra una conoscenza ben motivata. Per convincersene basta riflettere all'origine e al significato della scienza nella vita umana. Non si riconosce bene tale origine quanto all'essenza della scienza stessa, se si considera l'oggetto al quale la scienza si rivolge, ma la si ritrova bensì nell'attività dell'anima umana che si manifesta nello sforzo conoscitivo. Occorre appunto concentrare l'attenzione sul comportamento dell'anima in quanto acquista scienza. Se ci si abitua a mettere in moto tale attività soltanto quando si tratti di oggetti accessibili ai sensi, è facile acquistare l'opinione che l'essenziale sia la percezione sensoria, e si trascura di rilevare che un certo atteggiamento dell'anima umana è stato per l'appunto applicato solamente alle manifestazioni sensibili. Ma si può andare oltre questa arbitraria autolimitazione e considerare il carattere dell'attività scientifica indipendentemente dal caso particolare della sua applicazione.
In questo senso si parla qui di una conoscenza scientifica di fenomeni non sensibili e di questi fenomeni l'attività pensante dell'uomo vuole occuparsi. Come nell'altro caso, essa si occupa dei fenomeni che sono l'oggetto della scienza naturale. La scienza occulta vuole liberare l'indagine scientifica e l'atteggiamento scientifico, che nel loro campo si limitano ai rapporti e ai processi dei fatti sensibili, da questo loro specifico campo di applicazione, pur conservandone le caratteristiche generali di pensiero. Essa si propone di trattare di cose non sensibili allo stesso modo con cui la scienza naturale tratta di quelle sensibili. Mentre la scienza naturale si limita, con i suoi metodi e i suoi procedimenti di pensiero, alla sfera sensibile, la scienza occulta considera il lavoro dell'anima intorno alla natura come una specie di autoeducazione dell'anima e vuole applicare alla sfera non sensibile ciò che risulta da tale autoeducazione. Essa vuole procedere in modo da non trattare dei fenomeni sensibili come tali, ma del contenuto non sensibile del mondo allo stesso modo in cui lo scienziato naturalista tratta del contenuto sensibile. Essa conserva nel procedimento scientifico l'atteggiamento animico entro tale procedimento, cioè proprio quello per cui la conoscenza della natura diventa scienza. Perciò essa può definirsi scienza. Chi rifletta sul significato della scienza naturale nella vita umana troverà che esso non può considerarsi esaurito con l'acquisizione di conoscenze naturali. Infatti queste conoscenze non potranno mai condurre ad altro che a un'esperienza di ciò che l'anima umana stessa non è. L'elemento animico non vive in quello che l'uomo conosce della natura, bensì nel processo del conoscere. L'anima sperimenta se stessa nel proprio applicarsi alla natura. In questa sua attività, essa si conquista in modo vivente qualcosa che va oltre il sapere della natura, cioè uno sviluppo di se stessa sperimentato nella conoscenza della natura. La scienza occulta vuole esplicare quello sviluppo dell'anima in domini che stanno oltre i limiti della sola natura. Il cultore della scienza occulta non misconosce affatto il valore della scienza naturale, anzi lo riconosce più completamente della stessa naturalista. Egli sa che non è possibile fondare una scienza senza i procedimenti rigorosi della scienza moderna, ma gli è pure noto che questa severa mentalità scientifica, una volta conquistata, penetrando nello spirito del pensare scientifico, può venire serbata nella forza dell'anima ed essere applicata in altri campi. È vero, peraltro, che così facendo avviene qualcosa che può lasciare perplessi. Nello studio della natura l'anima viene guidata molto più strettamente dell'oggetto osservato di quanto non avvenga nell'osservazione di fenomeni non sensibili. In quest'ultimo caso, essa deve possedere in misura maggiore, per impulsi puramente interiori, la facoltà di attendersi all'esistenza e all'essenza della mentalità scientifica. Siccome molti credono inconsciamente che ciò sia possibile soltanto sulla scorta dei fenomeni naturali, decidono arbitrariamente che non appena si abbandoni tale scorta, l'anima debba brancolare nel vuoto con il suo processo scientifico. Ma chi ragiona così non si è reso conto dell'essenza del procedimento scientifico e forma il proprio giudizio in base alle deviazioni che necessariamente scaturiscono da un non abbastanza solido pensare scientifico diretto ai fenomeni naturali, anche se l'anima vuole avventurarsi all'osservazione della sfera non sensibile. In questo caso, naturalmente nascono molte di chiacchiere non scientifiche intorno ai fenomeni sovrasensibili, ma non già perché per loro natura non se ne possa trattare in modo scientifico, bensì perché nel singolo caso in questione faceva difetto l'autoeducazione scientifica acquistata mediante l'osservazione della natura. Chi vuole parlare di scienza occulta deve quindi avere un vigile senso per tutto ciò che di confuso nasce quando si occupa dei manifesti misteri del mondo, senza una mentalità scientifica. Pure non sarebbe affatto utile il metterci a parlare qui, all'inizio di una trattazione scientifico-spirituale, di tutte le possibili aberrazioni che, agli occhi di persone non prive di preconcetti, discreditano qualsiasi indagine in questa direzione, soltanto perché costoro, dall'esistenza di aberrazioni purtroppo numerose, deducono che tutto l'inizio sia ingiustificabile. L'occuparsi di questa categoria di avversari non sembra in questa sede poter essere fecondo di risultati, perché
da parte degli scienziati e di chi giudica la scienza occulta dal punto di vista della scienza contemporanea, l'opposizione si fonda in genere sull'arbitrario giudizio sopra ricordato, mentre il riferimento alle aberrazioni è soltanto un pretesto, spesso magari inconsapevole. Nulla impedisce loro di muovere la giustificata obiezione che non è in alcun modo possibile stabilire a priori se coloro, i quali credono che altri si trovi in errore, abbiano poi quella solida base di cui abbiamo più sopra parlato. Perciò, chi aspira a una scienza dello spirito non può che semplicemente esporre quello che crede di poter dire. Potranno giudicare se questa aspirazione sia giustificata solamente coloro che, astenendosi da qualsiasi arbitraria opinione, sappiano prestare ascolto alle sue comunicazioni circa i manifesti misteri del mondo. Sarà peraltro suo compito il mostrare come i risultati delle sue indagini si inquadrino nelle rimanenti acquisizioni del sapere e della vita, quali opposizioni risultino possibili e quali conferme la diretta realtà esteriore della vita offre alle sue osservazioni. Egli però non dovrebbe mai dire alla sua esposizione un carattere tale, per cui l'abilità retorica si sostituisca all'efficacia del contenuto stesso. Nei confronti delle esposizioni della scienza occulta viene mossa frequentemente l'obiezione che esse non dimostrano nulla, ma si limitano ad affermare questo o quello, dicendo che così afferma la scienza occulta. Si misconoscerà il carattere delle pagine che seguono se si crede che una sola delle affermazioni in esse contenute vada intesa in questo senso. Ciò cui si intende qui è lo sviluppo ulteriore della facoltà che l'anima ha acquistato a contatto della conoscenza naturale, nel modo in cui essa può sviluppare secondo la sua essenza, se poi fa rilevare che un tale sviluppo conduca l'anima a fatti sovrasensibili. Si parte dalla premessa che questi fatti vengano necessariamente incontrati da chiunque sia capace di aderire a quanto viene già esposto. È vero, peraltro, che dal momento in cui si entra nel dominio della scienza dello spirito, si ha una differenza importante in confronto all'esperienza puramente scientifica. Nella scienza, infatti, esistono nell'ambito nel modo sensibile, e l'osservatore scienziato attribuisce all'attività psichica un'importanza secondaria in confronto al decorso dei fenomeni sensibili e ai loro rapporti. Chi descrive i fenomeni di scienza dello spirito deve invece mettere in primo piano questa attività dell'anima, che il lettore previene ai fatti descritti solamente se riesce a svolgere egli stesso in modo adeguato tale attività. Questi fatti non si trovano davanti alla percezione umana anche senza un'attività animica, come quelli della scienza naturale, senza però che questi ultimi vengano compresi. È soltanto l'attività dell'anima che ne consente la percezione. Chi espone i fenomeni di scienza dello spirito presuppone quindi che il lettore proceda insieme a lui alla ricerca dei fatti. La sua esposizione dovrà essere tenuta in modo da raccontare la scoperta dei fatti in questione, e non secondo criteri di arbitrio personali, ma secondo i criteri acquisiti mediante lo studio delle scienze naturali. Perciò egli dovrà essere obbligato anche a parlare dei mezzi mediante i quali si giunge alla percezione del non sensibile, del sovrasensibile. Chi si dedichi allo studio di una trattazione di scienza occulta si accorgerà ben presto che essa porta all'acquisizione di concetti e idee che non si possedevano, tra l'altro anche sull'essenza del concetto di dimostrazione. Si apprende a riconoscere che per la scienza naturale il dimostrare è per così dire qualcosa di esterno ai fatti descritti. Per il pensiero scientifico spirituale, invece, l'attività che nella ricerca scientifica abituale l'anima applica alla dimostrazione si svolge già nella ricerca del fenomeno. Non è possibile scoprirle se non è già di per sé dimostrativa la via che conduce ad essi. Chi realmente percorre questa via ha pure già sperimentato quello che ha valore di dimostrazione. Nulla può venir ottenuto mediante una dimostrazione aggiunta dal di fuori. Molti malintesi nascono dal mancato riconoscimento di questo carattere della scienza occulta. Tutta la scienza occulta deriva da due pensieri che possono mettere radice in ogni uomo. Per l'occultista, quale qui è inteso, questi due pensieri esprimono fatti che possono essere direttamente vissuti. Se ci si serve dei mezzi giusti, per molti questi pensieri rappresentano invece, se non qualcosa di cui si può addirittura dimostrare l'impossibilità, certo asserzioni altamente discutibili e molto contrastabili.
Questi due pensieri sono che dietro il mondo visibile vi è un mondo invisibile, un mondo che si nasconde a tutta prima, ai pensieri e ai sensi legati ad essi, che l'uomo, sviluppando certe facoltà che dormono in lui, può penetrare in questo mondo nascosto. Non esiste un simile mondo nascosto, dicono alcuni. Non esiste che il mondo che l'uomo percepisce con i suoi sensi. I relativi enigmi si possono risolvere per mezzo del mondo stesso dei sensi. Anche se l'uomo è attualmente molto lontano dal poter risolvere tutti i problemi dell'esistenza, verrà bene un giorno in cui l'esperienza dei sensi e la scienza che su essa si appoggia potranno dare le risposte. Altri dicono che non si può affermare che non esista un mondo nascosto dietro il mondo visibile, ma le forze conoscitive dell'uomo non possono penetrare in quel mondo. Esse hanno dei limiti che non possono superare. Il bisogno della fede può cercare rifugio in un simile mondo, ma una vera scienza che si fonda sui fatti accertati non può occuparsene. Una terza opinione vede una specie di temerarietà nell'uomo che vuol penetrare col suo lavoro conoscitivo in un campo in cui si deve rinunziare al sapere per contentarsi della fede. I seguaci di questa opinione credono che abbia torto l'uomo che nella sua debolezza vuol penetrare in un mondo che può appartenere solo alla vita religiosa. Altri ancora dicono che è possibile una conoscenza comune a tutti gli uomini dei fatti del mondo sensibile, ma che riguardo alle cose sovrasensibili possono aversi solo opinioni personali dei singoli e non si dovrebbe parlare di una certezza che abbia valore universale. Altri infine sostengono molte cose ancora. È possibile rendersi conto chiaramente che lo studio del mondo visibile pone all'uomo problemi che non potranno mai essere risolti in base ai fatti del mondo visibile stesso. Non saranno per tal via risolti, neppure quando la scienza di questi fatti abbia raggiunto l'estremo progresso possibile, perché i fatti visibili accennano chiaramente con la loro propria intima essenza a un mondo nascosto. Chi non lo riconosce chiude gli occhi a problemi che sorgono ovunque chiaramente dai fatti del mondo dei sensi. Non vuol vedere certi problemi e certi enigmi e crede perciò che a tutte le domande si possa rispondere coi fatti che cadono sotto i sensi. Invero, i problemi che egli vuole porsi possono essere tutti risolti coi fatti che egli ripromette saranno prima o poi scoperti. Su ciò possiamo essere senz'altro d'accordo, ma perché dovrebbe aspettarsi una risposta su certe cose anche chi non pone nessuna domanda? Chi tende verso la scienza occulta non dice altro che per lui simili domande sono naturali e che esse debbono essere riconosciute come espressione pienamente giustificata dall'anima umana. Non si può confinare la scienza entro dei limiti, proibendo all'uomo di affrontare spregiudicatamente certi problemi. A chi sostiene la conoscenza dell'uomo abbia dei limiti che non possono essere superati e che lo arrestano davanti ad un mondo invisibile, si può rispondere: non v'è dubbio alcuno che il genere di conoscenze di cui si serve non si può penetrare in un mondo invisibile. Chi ritiene possibile solo quel genere di conoscenza non può giungere a conclusioni diverse da questa, che all'uomo è impedito di penetrare in un eventuale mondo superiore. Ma possiamo anche soggiungere: se è possibile sviluppare un altro genere di conoscenza, questo può condurci nel mondo sovrasensibile. Se si asserisce impossibile questo altro genere di conoscenza, si arriva a un punto di vista dal quale ogni discorso circa il mondo invisibile appare completamente assurdo. Di fronte ad un giudizio spassionato, non può affacciarsi altro motivo per una simile opinione se non quello che all'assertore è sconosciuto l'altro genere di conoscenza. Ma come si può mai giudicare di una cosa che si ammette di non conoscere? Un pensare obiettivo deve professare il principio che si può parlare solo di ciò che si conosce e che nulla si può asserire su ciò che non si conosce. Può consentire che uno abbia il diritto di parlare di quanto ha sperimentato, ma non che uno abbia il diritto di dichiarare impossibile ciò che non conosce o che non vuol conoscere. Si può negare ad alcuno il diritto di non interessarsi al sovrasensibile, ma non potrà esserci mai un buon argomento per cui uno si dichiari competente a giudicare, non solo di ciò che egli può sapere, ma anche di tutto ciò che un uomo non può sapere.
A coloro che considerano temerario entrare nel campo del soprasensibile, l'occultista mostra semplicemente che ciò si può fare e che sarebbe un peccato lasciare inoccolte le facoltà largite all'uomo anziché svilupparle e usarle. Chi può credere che le vedute circa il mondo invisibile debbano far parte unicamente delle opinioni e dei sentimenti personali, rinnega quello che vi è di comune in tutti gli esseri umani. È certo giusto che ognuno debba trovare in se stesso il modo di penetrare in queste cose, ma è un fatto che tutti gli uomini, che sono abbastanza progrediti, pervengono su queste cose non a risultati diversi, bensì a risultati uguali. La differenza si riscontra solo fino a che gli uni si vogliono avvicinare alle più alte verità. Non per una via scientificamente fondata, ma per altre vie arbitrarie e personali. E d'altra parte, bisogna senz'altro ammettere che la giustezza della via seguita dalla scienza occulta non può essere riconosciuta da coloro che hanno la volontà di immedesimarsi nella sua peculiarità. La via della scienza occulta sarà trovata al momento opportuno da ogni essere umano che, partendo dal visibile, riconosce o anche soltanto suppone o sospetta l'esistenza di qualcosa di nascosto e che, dalla coscienza che le forze conoscitive sono suscettibili di sviluppo, è portato a sentire che il nascosto gli si può svelare. All'uomo che attraverso questa esperienza dell'anima arriva alla scienza occulta, essa non apre soltanto la prospettiva di trovare la risposta alle domande affacciate dal suo bisogno di conoscenza, ma anche la prospettiva del tutto diversa di poter superare tutto ciò che ostacola e indebolisce la vita. È in un senso più elevato, sia un indebolimento della vita, anzi una morte dell'anima, quando l'uomo si vede costretto a volgere le spalle al sovrasensibile e a rinnegarlo. In certe circostanze, quando l'uomo perde la speranza che l'invisibile gli venga rivelato, si ha vera disperazione. Questa morte e questa disperazione, nelle loro molteplici forme, sono in pari tempo interiori avversari e amici di ogni sforzo verso la scienza occulta. Entrano in gioco quando si dilegua l'intima forza dell'uomo. Allora ogni forza di vita gli deve essere fornita dal di fuori, se egli debba possederne alcuna. Egli percepisce le cose, le entità e i processi che si affacciano ai suoi sensi e li anatomizza col suo intelletto. Essi gli procurano gioia e dolore, lo spingono alle azioni di cui è capace. Per un po' di tempo egli potrà andare avanti così, ma poi arriverà a un certo punto in cui interiormente morirà, perché quanto in tal modo può essere ricavato dal mondo a vantaggi dell'uomo si esaurisce. Questa non è un'asserzione che derivi dall'esperienza personale di un singolo, ma qualcosa che risulta dalla considerazione spregiudicata di tutta la vita umana. Ciò che preserva dal simile esaurimento è quello che sta nascosto nel profondo delle cose. Se si spegne nell'uomo la forza di discernere in queste profondità per estrarne sempre nuova forza di vita, alla fine anche la parte esteriore delle cose si dimostra incapace di riuscire vivificante. Il fenomeno non riguarda soltanto il singolo uomo, il suo bene e il male personale. Appunto, nella scienza occulta si acquista la certezza che, considerato da un punto di vista più alto, il bene ed il male dei singoli è intimamente collegato con la salvezza e la rovina del mondo intero. Vi è una via lungo la quale si arriva a conoscere che si arreca un danno al mondo intero e a tutti gli esseri che sono in esso, non sviluppando in modo giusto le proprie forze. Se l'uomo rovina la sua vita perdendo le connessioni con il sovrasensibile, egli non solo distrugge entro di sé qualcosa la cui scomparsa può spingerlo col tempo alla disperazione, ma con la sua debolezza cerca e crea un ostacolo allo sviluppo dell'intero mondo nel quale vive. L'uomo può ingannarsi, può credere che non vi sia un invisibile, che in ciò che si rivela ai sensi e all'intelletto sia contenuto tutto ciò che può esistere. Ma tale illusione riesce ad ingannare solo la superficie della coscienza, non il fondo. Il sentimento e il desiderio non si adattano a questa ingannevole credenza, e in un modo in cui altro si rivolgeranno sempre all'invisibile. Quando ciò venga loro impedito, trascineranno l'uomo nel dubbio, nell'incertezza, nella disperazione.
una conoscenza che palesi le cose nascoste e atta a superare ogni sfiducia, ogni incertezza, ogni disperazione. Tutto ciò, in breve, che indebolisce la vita e la rende incapace di compiere la sua necessaria funzione nell'universo. Questo è il bel frutto della conoscenza spirituale. Essa dà forza e consistenza alla vita, non soltanto soddisfa il desiderio di conoscenza. La fonte a cui questa conoscenza attinge forza per il lavoro e fiducia per la vita è una fonte inesauribile. Nessuno che una volta sia veramente giunto a tale sorgente, quando rincorrerà di nuovo ad essa, se ne allontanerà senza venire rafforzato. Vi sono uomini che non vogliono sapere di tali conoscenze, proprio perché in ciò che abbiamo ora detto vedono già qualcosa di malsano. Per quanto riguarda la parte superficiale ed esteriore della vita, hanno ragione. Non vogliono che si tolga valore a quello che la vita presenta nella cosiddetta realtà. Vedono debolezza in chi volta le spalle alla realtà e cerca la sua salute in un mondo nascosto, per loro equivale ad un mondo di fantasia e di sogno. E in questa ricerca scientifico-spirituale non si vuole cadere in uno stato morboso, vaneggiamento e di debolezza. Si deve riconoscere che tali obiezioni sono parzialmente giustificate, in quanto riposano sopra un giudizio sano che, se porta ad una mezza verità e non ad una vera verità intera, è solo perché, invece di penetrare nel fondo delle cose, rimane alla loro superficie. Qualora un'aspirazione alla conoscenza sovrasensibile fosse atta a indebolire la vita e ad allontanare l'uomo dalla vera realtà, queste obiezioni sarebbero certamente sufficienti a scalzare delle fondamenta tali di indirizzo spirituale. Ma anche di fronte a simili atteggiamenti, la scienza occulta non batterebbe la via giusta se volesse difendersi nel senso usuale della parola. Anche in questo caso può parlare solo attraverso il suo valore, riconoscibile da ogni persona oggettiva quando rende afferrabile ciò che essa dà a chi la coltiva, cioè vera forza e vera intensità di vita. Uno sano forzo di conoscenza scientifico-spirituale non può rendere l'uomo estraneo al mondo, né farne un sognatore, in quanto esso gli infonde forze da quelle medesime fonti della vita dalle quali egli trae origine, quanto alla sua parte animico-spirituale. Anche altri ostacoli alla comprensione si sovrappongono a molti uomini quando intraprendono lo studio della scienza occulta. Infatti è bensì vero che la scienza occulta dà la descrizione di esperienza dell'anima, seguendo le quali il lettore può muoversi verso i contenuti sovrasensibili del mondo, ma in pratica ciò deve pure considerarsi come una specie di ideale. Il lettore deve in un primo tempo accogliere come comunicazioni una somma di esperienze sovrasensibili che non è ancora in grado di sperimentare personalmente. Non è possibile, altrimenti, e anche in questo libro le cose andranno così. Verrà descritto ciò che l'autore crede di sapere sulla natura dell'uomo, sul suo comportamento nella nascita e nella morte, e sullo stato incorporeo del mondo spirituale. Si descriverà inoltre l'evoluzione della Terra e dell'umanità. Potrebbe perciò apparire che si pretendesse proprio di comunicare come dogmi un certo numero di conoscenze presunte, esigendo una fede fondata sull'autorità. Ma questo non è il caso. Ciò che infatti può sapersi dei fenomeni soprasensibili del mondo vive come contenuto vivente nell'anima, in chi qui li espone. E l'immedesimarsi in questo contenuto accende nell'anima del lettore gli impulsi che conducono verso diversi fatti soprannasensibili. Nella lettura di conoscenze scientifico-spirituale si vive in modo diverso che in quella di fatti sensibili. In quest'ultimo caso si leggono infatti comunicazioni intorno al mondo sensibile. Se invece si leggono nel giusto modo comunicazioni intorno a fatti sovrasensibili, ci si trova a vivere entro il flusso dell'esistenza spirituale, accogliendo i risultati. Si trova pure il proprio cammino interiore che ad essi conduce. È vero che questo comportamento spesso non viene a tutta prima notato dal lettore. Ci si immagina l'ingresso nel mondo spirituale troppo simile ad un'esperienza sensibile, e perciò si trova che l'esperienza di questo mondo fatta nel leggere è troppo simile al pensiero. Ma quando lo si accoglie realmente nel pensiero, ci si muove giù nel mondo spirituale. E occorre soltanto ancora rendersi conto che si è già sperimentato, senza accorgersene, ciò che si riteneva di avere solo ricevuto come comunicazione intellettuale.
si conseguirà piena chiarezza. Circa questa esperienza, se si applicherà praticamente la via alle conoscenze sovrasensibili che viene descritta nell'ultima parte di questo libro. Si potrebbe credere che sia più giusto l'inverso, cioè far procedere la descrizione di questa via, ma non è così. Per chi, senza rivolgere lo sguardo dell'anima a determinati fatti del mondo sovrasensibile, si mette solamente a fare esercizi per prepararvi, quel mondo rimane un caso indeterminato e confuso. Si apprende a familiarizzarsi con quel mondo, in certo senso ingenuamente, in quanto si viene istruiti intorno a certi fatti che vi svolgono. Poi ci si rende conto di come si prevenga in piena coscienza, e abbandonando l'ingenuità a quelle esperienze di cui prima si è ricevuta comunicazione. Se si penetra nello studio della scienza occulta, ci si persuaderà che solo questa può essere una via sicura verso la conoscenza sovrasensibile, e si riconoscerà pure che è ingiustificata l'opinione che le conoscenze sovrasensibili agiscono prima come dogmi per via di suggestione. Il contenuto di quelle conoscenze viene infatti conquistato in una via animica tale da togliere ad esso ogni potenza suggestiva, lasciandogli solo la possibilità di parlare al prossimo per la medesima via per la quale ogni altra verità parla al suo giudizio razionale. Che il lettore non si accorga a tutta prima di vivere nel mondo spirituale non dipende da un inconscio effetto di suggestione, bensì dalla finezza e dalla novità delle consuete esperienze fatte nella lettura. Così, accogliendo per la prima volta le comunicazioni della prima parte di questo libro, si diviene anzitutto partecipi dell'altrui conoscenza del mondo sovrasensibile, mediante la pratica e l'esecuzione dei processi animici descritti nella seconda parte. Si acquista una conoscenza autonoma di quel mondo. Nessun vero scienziato potrà trovare contraddizione, secondo lo spirito e secondo il vero senso, fra la sua scienza basata sui fatti del mondo visibile e il modo di indagare nella scienza occulta. Ogni scienziato si serve di certi strumenti e di certi metodi, costruisce gli strumenti elaborando ciò che gli dà la natura. Anche la scienza occulta si serve di uno strumento, l'uomo stesso, e tale strumento pure deve essere prima elaborato per indagine superiore. Bisogna che le capacità e le forze date all'uomo della natura, senza che egli vi abbia cooperato, siano prima trasformate in capacità e in forze superiori. In tal modo, l'uomo può fare di se stesso lo strumento adatto all'investigazione del mondo sovrasensibile. Nel considerare l'uomo dal punto di vista della conoscenza sovrasensibile, si ha subito un'applicazione delle caratteristiche generali di questa conoscenza. Essa si poggia sul riconoscimento del mistero manifesto nella propria entità umana. Ai sensi e all'intelletto fondato su di essi è accessibile solo una parte di ciò che la conoscenza sovrasensibile riconosce come ente umano complesso. Questa parte è il corpo fisico, per illuminare il concetto del quale occorre rivolgere anzitutto l'attenzione al fenomeno che si presenta come il grande enigma in ogni osservazione della vita. La morte è, come conseguentemente alla cosiddetta natura inanimata, al regno minerale che sempre porta la morte in sé. Per tale modo si accenna a fatti la cui spiegazione completa è possibile solo mediante la conoscenza sovrasensibile e ai quali deve essere dedicata una parte importante di questo libro. Ma qui ora devono prima venire date alcune idee per un orientamento. Nel mondo manifesto il corpo fisico è quello in cui l'uomo è simile al mondo minerale. D'altra parte non può considerarsi corpo fisico ciò che differenzia l'uomo dal minerale. Per uno studio spregiudicato è della massima importanza il fatto che la morte mette in evidenza la parte dell'entità umana che, sopravvenuta alla morte, è della stessa natura del mondo minerale. Si può indicare il cadavere come la parte dell'uomo che, dopo la morte, è soggetta a processi che si svolgono nel mondo minerale. Si può sottolineare il fatto che in questa parte costitutiva della natura umana, cioè del cadavere, sono attive le stesse sostanze e le stesse forze del regno minerale. Ma occorre insistere non meno vivacemente sul punto di che la morte di un corpo fisico entra in decomposizione. Eppure il giustificato allarme, certamente nel corpo fisico dell'uomo
sono attive le stesse sostanze e forze che nel minerale, ma durante la vita la loro attività è posta al servizio di qualche cosa di più elevato. Esse non agiscono in modo conforme al mondo minerale che quando interviene la morte. Allora entrano in gioco come lo devono, in conformità della loro natura, cioè come dissolvitrici della forma del corpo fisico. Bisogna così distinguere nell'uomo nettamente l'elemento manifesto dell'occulto, poiché durante la vita l'elemento occulto deve condurre una lotta continua contro le sostanze e le forze del mondo minerale entro il corpo fisico. Se questa lotta cessa, si manifesta l'attività minerale. Questo è il punto in cui entra in campo la scienza del sovrasensibile. Essa deve cercare che cosa conduce tale lotta. È questo appunto che rimane celato all'osservazione dei sensi ed è accessibile solo all'osservazione sovrasensibile. Come l'uomo arrivi a vedere il nascosto così apertamente, nello stesso modo in cui gli occhi ordinari vedono i fenomeni sensibili, sarà detto in altre parti di questo libro. Qui descriveremo solamente ciò che risulta all'osservazione sovrasensibile. È già stato detto che l'indicazione della strada per arrivare alla visione superiore può riuscire utile all'uomo solo quando egli si sia familiarizzato attraverso una semplice narrazione con ciò che viene rivelato dall'indagine sovrasensibile. In questo campo si può infatti comprendere anche ciò che ancora non si può osservare. Anzi, la strada buona alla percezione e alla visione è proprio quella che parte dalla comprensione. Ora, se anche l'elemento nascosto, che nel corpo fisico lotta senza tregua contro la decomposizione, si può osservare solo per mezzo della visione superiore, nei suoi effetti è chiaramente evidente anche per un giudizio limitato alle cose manifeste. E tali effetti si esprimono nella forma o figura, secondo cui sono connesse, durante la vita, le sostanze e le forze minerali del corpo fisico. Questa forma scompare a poco e il corpo fisico diviene parte del mondo minerale quando interviene la morte. Ma la visione sovrasensibile può osservare nell'ente umano, come un elemento costitutivo a sé, ciò che durante la vita impedisce alle sostanze e alla forza fisica di seguire le proprie vie che lo conducono alla dissoluzione del corpo fisico. Possiamo chiamare corpo eterico o corpo vitale questo elemento indipendente. Per evitare che sorgano malintesi fin da principio bisogna fare due osservazioni circa questa seconda parte costitutiva dell'entità umana. La parola etere viene qui usata in un altro senso da quello che dà la fisica odierna. Questa chiama etere ad esempio il mezzo in cui si propaga la luce. Qui la parola deve essere invece ristretta al senso sopraindicato, deve essere applicata a ciò che è accessibile alla visione superiore. Si rivela all'osservazione dei sensi solo nei suoi effetti, cioè in quanto dà una determinata forma e figura alle sostanze e alle forme minerali presenti nel corpo fisico. Anche la parola corpo non deve essere fraintesa. Per indicare le cose più alte dell'esistenza bisogna pur sempre valersi delle parole, del linguaggio ordinario, e queste, quando si tratta di osservazioni dei sensi, esprimono solo la parte sensibile fisica. In senso fisico, il corpo eterico non è naturalmente niente di corporeo, per quanto tenue ci si possa immaginare un corpo. Quando nelle descrizioni della sovrasensibile si giunge a menzionare il corpo eterico o corpo vitale, si tocca già un punto in cui si viene a trovare una contraddizione con parecchie idee di oggi. L'evoluzione dello spirito umano ha fatto sì che, all'epoca nostra, il parlare di una simile parte costitutiva dell'essere umano debba considerarsi come antiscientifico. La concezione materialistica è giunta a non vedere nel corpo vivente se non una riunione di sostanze e di forze fisiche, quali si trovano anche nei cosiddetti corpi inanimati, nei minerali, nel corpo vivente della combinazione sarebbe solo più complessa che nel corpo inanimato. Eppure, nella scienza ordinaria si erano avute idee diverse fino a non molto tempo addietro. Chi legge gli scritti di certi scienziati, seri della prima metà del secolo XIX, vede che anche i veri scienziati avevano allora coscienza che nel corpo vivente vi è qualcosa che non c'è nel minerale inanimato. Essi parlavano di una forza vitale che però non era in vero concepita come ciò che noi abbiamo chiamato corpo vitale. Nel fondo della loro concezione vi era comunque il presentimento della sua esistenza.
Essi si rappresentavano questa forza vitale come qualcosa che si aggiunge nel corpo vivente alle sostanze e alle forze fisiche, in modo analogo a quello in cui la forza magnetica si aggiunge al ferro del magnete. Poi venne un tempo in cui tale forza vitale fu bandita dal campo della scienza e si volle spiegare tutto con cause puramente fisiche e chimiche. Attualmente si nota a questo riguardo una certa reazione da parte di parecchi scienziati. Si concede che l'ipotesi di qualcosa di simile alla forza vitale non è proprio completamente assurda. Tuttavia, anche lo scienziato che è disposto a tale concezione non vuole aderire alla concezione sopra esposta circa il corpo vitale. Di regola, non si raggiunge nessun risultato utile entrando in discussione con tali idee dal punto di vista della conoscenza soprasensibile. Piuttosto, quest'ultima dovrebbe riconoscere che la concezione materialistica è un fenomeno necessariamente connesso col grande progresso scientifico dell'epoca nostra. Esso poggia sopra uno straordinario perfezionamento dei mezzi di osservazione sensibile. Ed è proprio dell'uomo portare nella propria evoluzione a un certo grado di perfezione determinante facoltà a spese di altre. L'osservazione sensibile esatta, che si è sviluppata in così alto grado attraverso la scienza, doveva lasciar passare in seconda linea l'educazione delle facoltà umane che guidano ai mondi invisibili. Ma ora siamo in un'epoca in cui è necessario occuparsene. E il riconoscimento dell'invisibile non si ottiene combattendo le idee che derivano come logiche conseguenze della negazione dell'invisibile, bensì mettendo l'invisibile nella giusta luce. Allora, quelli per cui il momento è giunto, lo riconosceranno. Abbiamo dovuto dire questo ora soltanto affinché non si supponga che i punti di vista della scienza siano ignorati a chi parla di un corpo eterico, che in molti ambienti viene considerato qualcosa di completamente fantastico. Il corpo eterico è dunque una seconda parte costitutiva dell'entità umana. Per la conoscenza soprasensibile esso possiede un grado di realtà più alto che il corpo fisico. Una descrizione del modo in cui esso appare alla conoscenza soprasensibile si potrà dare soltanto in un successivo capitolo di questo libro, quando risulterà chiaro il senso in cui debbono prendersi simili descrizioni. Provvisoriamente basterà dire che il corpo eterico interpreta tutto il corpo fisico e deve considerarsi come una specie di architetto del medesimo. Tutti gli organi mantengono la loro forma e la loro figura grazie alle correnti e ai movimenti del corpo eterico. A base del cuore fisico sta un cuore eterico, nel cervello fisico un cervello eterico, eccetera. Il corpo eterico è suddiviso e organizzato come il corpo fisico, solo è più complicato. In esso tutto è un vivere fluire, è un continuo frammicarsi delle varie parti, mentre nel corpo fisico le varie parti sono separate. L'uomo ha in comune con il mondo vegetale il corpo eterico, come quello fisico col minerale. Tutto ciò vive da un corpo eterico. Dal corpo eterico, l'osservazione sovrasensibile sale a considerare una terza parte costitutiva dell'entità umana, e per dare un'idea di questo terzo elemento richiama l'attenzione sul fenomeno del sonno, come per il corpo eterico l'aveva richiamata sul fenomeno della morte. Tutto il lavoro umano, per quanto riguarda la sfera del visibile, si fonda sull'attività allo stato di veglia. Questa attività è però possibile solo quando l'uomo ricostituisca periodicamente per mezzo del sonno le sue forze esaurite. Nel sonno scompaiono l'azione e il pensiero, dolore e piacere si perdono per la via cosciente. Come da un'occulta misteriosa sorgente, al risveglio le forze coscienti risorgono dall'incoscienza del sonno. È la medesima coscienza che, l'addormentarsi, discende nelle sue oscure profondità e riemerge al risveglio. Ciò che ridesta continuamente la vita dalla condizione di incoscienza è il punto di vista della conoscenza soprasensibile, la terza parte costitutiva dell'uomo. Può essere denominato corpo astrale. Come il corpo fisico non può conservare la sua forma per mezzo delle sostanze e delle forze minerali che si trovano in lui, ma deve essere compenetrato dal corpo eterico per conservarsi, così le forze del corpo eterico non possono di per sé solo illuminarsi con la luce della coscienza. Un corpo eterico che fosse lasciato solo a se stesso dovrebbe trovarsi permanentemente in stato di sonno, ossia potrebbe intrattenere nel corpo fisico solo un'esistenza di pianta. Un corpo eterico desto è illuminato da un corpo astrale. Per l'osservazione dei sensi, l'effetto del corpo astrale scompare quando l'uomo si immerge nel sonno.
per l'osservazione sovrasensibile il corpo astrale rimane invece sempre esistente, ma solo appare separato al di fuori del corpo eterico. L'osservazione dei sensi non riguarda invero il corpo astrale stesso, ma soltanto i suoi effetti su ciò che è manifesto. E questi durante il sonno non sono direttamente esistenti. Nello stesso senso in cui l'uomo ha in comune con i minerali il corpo fisico e con le piante il corpo eterico, così per il corpo astrale egli è della stessa natura degli animali. Le piante sono di continuo in uno stato di sonno. Chi in queste cose non giudica esattamente può non con facilità cadere nell'errore di attribuire alle piante una specie di coscienza come l'hanno gli animali e gli uomini allo stato di veglia. Ma ciò può accadere soltanto se ci si forma una rappresentazione inesatta della coscienza. Si dice allora che quando si esercita un eccitamento esterno sopra la pianta, essa compie certi movimenti, proprio come l'animale. Si parla della sensibilità di certe piante che, ad esempio, chiudono le foglie sotto l'influenza di determinati stimoli esterni. Ma ciò che in un essere caratterizza la coscienza non è l'apparire in una reazione di fronte ad un'azione, bensì il fatto che nella sua interiorità esso sperimenti qualcosa di nuovo che si aggiunge alla semplice reazione. Altrimenti si potrebbe parlare di coscienza anche quando un pezzo di ferro si dilata sotto l'influenza del calore. La coscienza si ha solo quando, ad esempio, l'essere, per l'azione del calore, prova interiormente dolore. La quarta parte costitutiva, che la conoscenza sovrasensibile assegna all'uomo, non ha più niente di comune col mondo circostanze, ma è ciò che lo distingue di fronte agli altri esseri che vivono con lui. È ciò per cui egli è la corona della creazione a cui appartiene. Per formare una rappresentazione di questa ulteriore parte costitutiva dell'entità umana, la conoscenza sovrasensibile mostra che anche entro l'ambito dell'esperienza allo stato di veglia vi sono differenti essenzialità. Queste saltano subito agli occhi quando l'uomo consideri che allo stato di veglia, da un lato si trova continuamente in mezzo all'esperienza del debbono di necessità andare a venire, e dall'altro ha esperienze in cui ciò non avviene. In modo speciale questo risulta evidente quando si paragonano le esperienze dell'uomo con quelle degli animali. Questi risentono con grande regolarità le influenze del mondo esterno e acquistano coscienza sotto l'influenza del caldo e del freddo, del dolore e del piacere, e in determinate condizioni regolarmente ricorrenti per il loro corpo, dalla fame e dalla sete. La vita dell'uomo non si esaurisce in queste esperienze. Egli può sviluppare bisogni e desideri che vanno al di là di tutto ciò. Per l'animale si può sempre rintracciare dentro al corpo o al di fuori di esso, se si guarda abbastanza al di dentro, le cause determinate di un'azione e di una sensazione. Questo non è affatto il caso per l'uomo, egli può sviluppare desideri e bisogni la cui origine non risiede né fuori né dentro dal suo corpo. Quel che rientra in questo campo va attribuito a una sorgente speciale, che per la scienza sovrasensibile è l'io umano. L'io si considera quindi come la quarta parte costitutiva dell'entità umana. Se il corpo astrale fosse lasciato a se stesso, si svolgerebbe in lui i sentimenti di piacere e di dolore, e le sensazioni di fame e di sete, ma non si svilupperebbe la sensazione che tutto ciò vi è qualcosa che permane. Non è ciò che permane preso come tale, ma ciò che sperimenta la sensazione di qualcosa che permane, che noi chiamiamo io. In questo campo bisogna avere concetti ben netti, se si vogliono evitare equivoci. Col divenire coscienti di qualcosa di durevole, di pienamente in mezzo al mutare delle esperienze interiori, comincia a spuntare il sentimento dell'io. Il fatto che un essere ha fame non può dargli il sentimento dell'io. La fame si presenta quando le cause ricorrenti che la provocano si fanno sentire dell'essere. Esso si getta sul cibo appunto perché vi sono quelle cause ricorrenti. Il sentimento dell'io sorge quando non solo le cause ricorrenti spingono alla nutrizione, ma quando si è prudentemente provocato il piacere di saziare la fame ed è rimasta la coscienza di questo piacere, in modo che al cibo si sia portati non solo all'esperienza attuale della fame, ma anche da quella del piacere passato. Come il corpo fisico si disgrega quando non lo tiene assieme il corpo eterico, come il corpo eterico cade nell'incoscienza quando non lo si illumina il corpo astrale, così il corpo astrale dovrebbe lasciar cadere il passato continuamente nell'oblio se l'io non portasse in salvo tale passato nel presente.
L'oblio per il corpo astrale equivale alla morte per il corpo fisico e al sonno per il corpo eterico. Si può anche dire nel corpo eterico è propria la vita, del corpo astrale la coscienza, dell'io il ricordo. Anche più facile dell'errore di attribuire alle piante la coscienza è quello di parlare di memoria dell'animale. Viene fatto facilmente di pensare alla memoria quando si vede un cane riconoscere il padrone dopo una lunga assenza. Ma in verità il riconoscimento non poggia affatto sulla memoria, ma su qualcosa di completamente diverso. Il cane sente una certa attrazione per il suo padrone. Essa emana dalla natura di quest'ultimo. Tale natura procura al cane piacere quando il padrone è presente ed è causa di un rinnovarsi del piacere ogni qualvolta si ripete il fatto della presenza del padrone. Ma ricordo sia soltanto quando un essere, oltre a sentire le sue esperienze presenti, conserva quelle del passato. Si potrebbe però anche ammettere questa distinzione e tuttavia cadere nell'errore di credere che il cane abbia memoria. Si potrebbe infatti dire il cane resta triste quando il padrone lo ha lasciato, quindi gli rimane il ricordo di lui. Ma questo è un giudizio non giusto. A seguito della convivenza col padrone, la presenza di questo diventa un bisogno per il cane e quindi esso sente l'assenza del padrone così come sente la fame. Chi non fa queste distinzioni non arriverà mai a vedere chiaro sui veri fatti della vita. In base a certi preconcetti si obietterà che non è possibile sapere se l'animale possegga qualcosa di simile alla memoria umana. Questa obiezione si fonda sopra un'osservazione imperfetta. Chi è in grado di osservare in modo adeguato come l'animale si comporta in relazione alle sue esperienze potrà notare la differenza tra questo comportamento e quello dell'uomo. Rilevare appunto che l'animale si comporta nel modo che corrisponde all'essenza della memoria. Per l'osservazione sovrasensibile ciò è senz'altro evidente, ma anche la percezione sensibile e la sua elaborazione concettuale possono riconoscere degli effetti preconcepibili. Ciò che si manifesta in modo diretto all'osservazione sovrasensibile. È a base dell'affermazione che l'uomo conosca le proprie memorie per mezzo dell'introspezione, che invece egli non può applicare all'animale, sta un errore grave. L'uomo infatti non può per nulla ricavare dall'introspezione l'opinione che egli si fa della propria capacità mnemonica, ma solo dall'esperienza del proprio rapporto con le cose e i processi del mondo esterno. Ora, queste esperienze egli le fa allo stesso modo con se stesso, con un altro uomo e anche con gli animali. È solo una fallace apparenza quella che fa credere all'uomo che egli giudichi dall'esistenza della memoria soltanto in base all'osservazione interiore. Potremmo chiamare interiore la forza che sta alla base della memoria, ma il giudizio su questa forza viene acquistato anche per la propria persona, a contatto col mondo esterno mediante l'osservazione dei rapporti tra i fenomeni della vita. E di questi rapporti possiamo giudicare per noi stessi come pure per gli animali. Relativamente a questi problemi, la nostra psicologia abituale soffre dei suoi concetti del tutto inesatti, imprecisi, altamente fallaci per errori di osservazione. Memorie e oblio rappresentano per l'io qualcosa di analogo a quel che veglia e sonno rappresentano per il corpo astrale. Come il sonno fa scomparire nel nulla le preoccupazioni e i tormenti del giorno, così l'oblio distende un velo sopra le brutte esperienze della vita, cancellando così una parte del passato. E come è necessario il sonno per il recupero delle forze vitali esaurite, così è necessario che l'uomo sopprima dalla memoria certe parti del passato per poter affrontare nuove esperienze liberamente e senza preconcetti. Proprio dal dimenticare cresce in lui vigore per la percezione di cose nuove. Si pensi a fatti come l'imparare a scrivere. Tutti i particolari attraverso cui deve passare il bambino per imparare a scrivere si dimenticano. Ciò che rimane è la capacità di scrivere. Come potremmo compiere tale azione se ogni volta che dobbiamo eseguirla risorgeressero nell'anima i ricordi di tutte le esperienze che abbiamo dovuto attraversare per imparare a scrivere? Occorre distinguere i diversi gradi della memoria. La forma più semplice di memoria si ha quando l'uomo percepisce un oggetto e dopo l'allontanamento da esso ne può far risorgere la rappresentazione. L'uomo si è formato dalla rappresentazione mentre percepiva l'oggetto. Si è svolto allora un processo fra il suo corpo astrale e il suo io. Il corpo astrale ha fatto divenire cosciente l'impressione esterna dovuta all'oggetto, ma la conoscenza dell'oggetto durerebbe solo fino a tanto che è presente, se l'io non si accorgesse in sé e facesse sua tale conoscenza. Qui a questo punto
L'osservazione sovrasensibile segna la separazione fra il corporeo e l'animico. Si parla di corpo astrale finché si ha in vista il sorgere della conoscenza di un oggetto presente, ma si chiama anima ciò che dà durata alla conoscenza, da quando si è detto e si vede però subito che sia strettamente legato nell'uomo il corpo astrale con la parte dell'anima che conferisce durata alla conoscenza. In un certo modo, l'uno e l'altra formano una sola parte costitutiva dell'entità umana, e perciò spesso si indica questa riunione sotto il nome di corpo astrale. Quando si vuole però un'indicazione esatta, si chiama corpo astrale del corpo animico, e l'anima, in quanto essa è l'unica a quel corpo, l'anima senziente. L'io sale ad un gradino più alto del suo essere quando dirige la sua attività su ciò che della conoscenza degli oggetti ha accolto in sé e fatto suo. È questa l'attività mercé, la quale l'io si svincola sempre più degli oggetti della percezione per lavorare nel proprio campo. La parte dell'anima cui ciò spetta si può chiamare anima razionale o affettiva. È proprio tanto dell'anima senziente quanto dell'anima razionale elaborare ciò che esse ricevono attraverso le impressioni degli oggetti percepiti dai sensi e di cui conservano memoria. Qui l'anima è completamente assorbita da qualcosa di esterno ad essa. Ha invero ricevuto dall'esterno anche ciò che ha potuto assimilare grazie alla memoria. Ma la sua attività può salire a gradi più alti. Non è soltanto anima senziente e anima razionale. La visione sovrasensibile può dare facilmente un'idea dello stato ulteriore, richiamando l'attenzione sopra un fatto semplice, che deve però essere apprezzato nel suo profondo significato. È il fatto che in tutto il campo del linguaggio vi è un unico nome, che per la sua essenza si distingue da tutti gli altri nomi. Il nome io. Ogni altro nome può essere dato alla cosa o all'essere di cui si riferisce ad ogni uomo. Io, come indicazione di un essere, ha senso soltanto se l'essere adopera per indicare se stesso. La parola io non può mai penetrare al di fuori dell'orecchio di un essere umano come un appellativo. Solo l'essere stesso può applicarla a sé. Io sono io solo per me. Per ogni altro sono un tu. E ogni altro è per me un tu. Questo fatto è l'espressione esterna di una verità di profondo significato. L'essenza propria dell'io è indipendente dal tutto ciò che è esterno. Per questa ragione non può essere chiamato col suo nome da niente che gli sia esterno. Le confessioni religiose che coscientemente hanno conservato la loro connessione con la visione sovrasensibile chiamano la parola io il nome impronunziabile di Dio, perché quando si usa questa espressione si allude proprio al fatto ora accennato. Niente di esterno ha accesso alla parte dell'anima umana di cui ora parliamo. È il santuario nascosto dell'anima in cui puoi riuscire a penetrare soltanto un essere della sua stessa natura. Il Dio che abita nell'uomo parla quando l'anima stessa si riconosce come io. Come l'anima senziente e l'anima razionale vivono nel mondo esterno, così un terzo elemento dell'anima si immerge nel divino, quando essa perviene alla percezione della propria essenza. Questo potrebbe facilmente far sorgere il malinteso che simili concezioni considerino l'io come una cosa sola con Dio. Esse però non affermano per nulla che l'io sia Dio, ma soltanto che è della stessa natura e della stessa essenza del divino. Ritiene forse alcuno che la goccia d'acqua presa dal mare sia il mare quando dice che la goccia è la stessa essenza o sostanza del mare? Se si vuol fare un paragone, si può dire che l'io è la divinità, quel che la goccia è il mare. L'uomo può trovare in sé un che di divino, perché la sua più caratteristica essenziale proviene dal divino. Per mezzo di questo terzo elemento, della sua anima, l'uomo raggiunge una conoscenza interiore di se stesso, così come per mezzo del corpo astrale raggiunge una conoscenza del mondo esterno. Per questo la scienza occulta chiama questo terzo elemento dell'anima anima cosciente e considera la parte animica dell'uomo, costituita da tre elementi, l'anima senziente, l'anima razionale e l'anima cosciente, così come la parte corporea è costituita da tre elementi, il corpo fisico, il corpo eterico e il corpo astrale. Errori di osservazione psicologica simili a quelli che abbiamo ricordati a proposito del giudizio sulla facoltà mnemonica rendono difficile anche una giusta visione della natura dell'io. Alcune argomentazioni che si crede di aver afferrato
si possano prendere per una confutazione di quanto è stato esposto a questo riguardo, mentre in realtà ne sono una conferma. Questo vale ad esempio per le seguenti osservazioni sull'io di Edward von Altman. Anzitutto, l'autocoscienza è più antica della parola io. I pronomi personali sono un prodotto piuttosto tardivo dell'evoluzione del linguaggio e non hanno che significati di abbreviazione. La parola io è un breve surrogato per il nome proprio di chi parla, ma un surrogato che ogni persona che parla usa per se stessa, qualunque sia il nome col quale gli altri lo chiamano. L'autocoscienza può svilupparsi notevolmente presso animali e presso uomini sordomuti non educati e anche senza ricollegarsi ad un nome proprio. La coscienza del nome proprio può sostituire completamente il mancato uso dell'io. Riconoscendo questo fatto, viene a cadere quell'alone magico che per molta gente riveste la parolina io. Essa non può aggiungere proprio nulla al concetto di autocoscienza, dal quale anzi riceve tutto il suo contenuto. Possiamo essere perfettamente d'accordo con queste opinioni, e anche col fatto che non si deve attribuire alcun alone magico alla parolina io, il che farebbe soltanto offuscare lo studio spassionato del problema. Ma per l'essenza di una cosa non ha importanza decisiva in che modo sia venuta gradualmente a formarsi la denominazione della cosa stessa. Il vero problema è piuttosto che la vera entità dell'io, dell'autocoscienza, è più antica della parola io, e che l'uomo è obbligato ad applicare questa parola, con quelle caratteristiche tutte sue, a ciò che nei suoi scambievoli rapporti col mondo egli sperimenta in modo diverso da come lo può sperimentare l'animale. Come non possiamo conoscere nulla di essenziale sul triangolo se studiassimo come sia formata la parola triangolo, così nulla ci dice di decisivo sulla natura dell'io, lo sviluppo dell'origine del vocabolo nell'evoluzione del linguaggio. Nell'anima cosciente comincia a rivelarsi la vera natura dell'io, che mentre attraverso la sensazione e l'intelletto l'anima si abbandona ad altre cose, come anima cosciente, essa afferra la sua propria esistenza. Quindi l'io non può essere percepito dall'anima cosciente in altro modo che per mezzo di una certa attività interiore. Le rappresentazioni degli oggetti esterni informano e si formano così come gli oggetti vanno e vengono. E queste rappresentazioni continuano a lavorare nell'intelletto per forza propria. Ma quando l'io deve percepire se stesso, non basta che esso semplicemente si offra. Per attività interiore deve prima estrarre dalle sue profondità la propria essenza e poterne acquistare coscienza. Con la percezione dell'io, con l'autocoscienza, comincia un'attività interiore dell'io. Per questa attività, la percezione dell'io nell'anima cosciente ha per l'uomo un tutt'altro significato che l'osservazione di tutto quanto si avvicina a lui attraverso tre elementi corporei ed altri due elementi animici. La forza che svela l'io nell'anima cosciente è quella stessa che si manifesta ovunque altrove nel mondo, solo che nel corpo e nelle parti costitutive inferiori dell'anima essa non appare direttamente, ma si rivela per gradi nei suoi effetti. La sua manifestazione più bassa è quella che si ha nel corpo fisico, poi per gradini si sale fino al contenuto dell'anima razionale. Si potrebbe dire che ad ogni gradino che si sale cade uno dei veli che rivestono l'arcano. Con ciò che riempie l'anima cosciente, l'arcano entra senza veli nel suo sacrario dell'anima. Tuttavia, appare qui proprio soltanto come una goccia del mare spirituale che tutto compenetra, e qui, innanzitutto, l'uomo deve afferrare la spiritualità. La deve riconoscere in se stesso, poi potrà trovarla anche nelle sue manifestazioni. Ciò che qui penetra come una goccia dell'anima cosciente è quello che la scienza occulta chiama spirito. L'anima cosciente si collega così con lo spirito, il quale è la parte nascosta di tutto ciò che è manifesto. Se l'uomo vuole afferrare lo spirito in tutto il suo mondo manifesto, deve farlo nello stesso modo in cui afferra l'io nell'anima cosciente. Deve rivolgere al mondo manifesto l'attività che lo ha condotto alla percezione dell'io, ma ciò facendo, egli sviluppa lati più alti della sua natura. Aggiunge qualcosa di nuovo alle sue parti costitutive, corporee ed animiche. In primo luogo diviene padrone di ciò che giace nascosto negli elementi inferiori della sua anima. E ciò avviene per il lavoro che l'io compie entro l'anima. Come l'uomo campia tale lavoro, appare dal confronto tra un individuo ancora inedito ai desideri inferiori e ai cosiddetti piaceri dei sensi ad un elevato idealista. Il secondo deriva dal primo,
se questo abbandona certe tendenze inferiori e ne svolge altre superiori. Allora egli agisce per mezzo dell'io sulla sua anima, nobilitandola e spiritualizzandola. L'io diviene signore della vita dell'anima. Ciò può andare così oltre, che nell'anima non entri alcun desiderio né alcun piacere senza che l'io, come autorità competente, ne permetta l'ingresso. Per tal via l'intera anima diviene una manifestazione dell'io, mentre al principio ciò accadeva solo per l'anima cosciente. In fondo, tutta la civiltà e tutto lo sforzo spirituale dell'uomo consistono in un lavoro che ha per meta questa supremazia dell'io. Ogni uomo vivente oggi è impegnato in questo lavoro, lo voglia o no, ne sia o no cosciente. Grazie a tale lavoro si sale a gradini sempre più alti dell'identità umana. Per tale mezzo, l'uomo sviluppa nuove parti costitutive del suo essere. Esse stanno nascoste sotto ciò che è a lui manifesto. L'uomo non solo può diventare padrone della sua anima lavorando in essa con l'io, in modo che essa faccia scaturire il nascosto da ciò che è manifesto, ma può anche estendere tale lavoro, estenderlo al corpo astrale. In tal modo l'io si impadronisce del corpo astrale, in quanto si unisce con la sua essenza nascosta. Il corpo astrale, dominato e trasformato dall'io, può chiamare sé spirituale. È quello che, con parola presa in prestito dalla sapienza orientale, si chiama anche manas. Nel sé spirituale abbiamo una più elevata parte costitutiva dell'entità umana, parte che, per così dire, è presente solo in germe, ma che emerge sempre più a mano che l'entità umana lavora su se stessa. Come l'uomo diventa padrone del suo corpo astrale col farsi strada fino alle forze nascoste che stanno dietro ad esso, così, nel corso dell'evoluzione, questo avviene anche per il corpo eterico. Il lavoro sul corpo eterico è però più arduo che quello sul corpo astrale, perché ciò che si nasconde nel corpo eterico è celato da due veli, mentre ciò che si nasconde nel corpo astrale è celato da un velo solo. Ci possiamo fare un'idea della differenza del lavoro sui due corpi, richiamando l'attenzione su certi cambiamenti che possono intervenire nell'uomo nel corso della sua evoluzione. Si consideri anzitutto come si sviluppino certe proprietà dell'anima quando l'io lavora su di essa, come piaceri e desideri, gioie e dolori possono cambiare. Basta ripensare alla propria infanzia. Da che derivano allora le gioie e i dolori? Che cosa si è aggiunto a ciò che si sapeva da fanciulli? La risposta non sarà che una prova del dominio che l'io ha acquistato sul corpo astrale. Esso è infatti il veicolo di piaceri e dispiaceri, di gioie e di dolori. E si consideri quanto poco in confronto si modifichino invece con l'andar degli anni certe altre proprietà dell'uomo, quali il suo temperamento, la peculiarità più profonda del suo carattere e così via. Uno che da fanciullo è irascibile conserverà spesso certi aspetti dell'irascibilità anche durante il suo ulteriore sviluppo e per il resto della vita. La cosa salta così agli occhi che vi sono pensatori i quali escludono del tutto la possibilità che si possa cambiare il carattere fondamentale di ogni uomo. Ritengono che il carattere permanga inalterato attraverso tutta la vita e soltanto riveli ora uno ora un altro dei suoi lati. Un simile giudizio riposa sopra un difetto d'osservazione. Chi ha il senso per vedere tali cose vede chiaramente che anche il carattere e il temperamento dell'uomo si modificano sotto l'influenza dell'io. Per quanto si tratti di una modificazione assai lenta rispetto alla modificazione della proprietà accennate qui sopra. Il rapporto in cui procedono le due modificazioni si può paragonare al rapporto fra le velocità con cui marciano in un orologio la lincetta dei minuti e quella delle ore. Le forze che producono le modificazioni del carattere e del temperamento appartengono alle forze nascoste del corpo eterico. Sono dello stesso genere delle forze che dominano il regno della vita, ossia delle forze della crescita, della nutrizione e della riproduzione. Queste cose si metteranno in giusta luce in un'altra parte del presente libro. Dunque non è quando l'uomo si abbandona soltanto al piacere e al dispiacere, alla gioia e al dolore, che l'io lavora sul corpo astrale, ma quando si modificano le caratteristiche di queste qualità dell'anima. Parimenti il lavoro si estende al corpo eterico. Quando l'io rivolge la sua attività ad una modificazione delle qualità del carattere o del temperamento. Anche a quest'ultima modificazione ogni uomo vivente lavora, ne sia o no cosciente.
Gli impulsi più forti che nella vita ordinaria spingono a tale modificazione sono quelli religiosi. Quando l'io fa continuamente agire su se stesso sempre di nuovo gli incitamenti che volgono alla religione, essi creano in lui una forza che agisce fin dentro al corpo eterico e lo trasforma, come i minori impulsi della vita producono la trasformazione del corpo astrale. Questi minori impulsi che vengono dall'uomo, dallo studio, dalla riflessione, dalla mobilitazione dei sentimenti, eccetera, seguono le molteplici vicende dell'esistenza. Il sentimento religioso imprime invece un che di unitario a tutti i pensieri e a tutti i sentimenti, a tutti gli atti volitivi, per così dire, diffonde una luce comune e unitaria sopra l'intera vita dell'anima. L'uomo pensa e sente oggi questo, domani quello, influenzato dalle cause più diverse, ma chi, grazie ad un sentimento religioso qualsivoglia, intuisce qualcosa che perdura attraverso i vari cambiamenti, riferirà a tale sentimento fondamentale sia quello che pensa e sente oggi, sia le esperienze che l'anima avrà domani. La fede religiosa, in tal modo, ha presa su tutta la vita dell'anima. I suoi influssi si rafforzano sempre più con l'andare del tempo, in quanto la loro azione è continuamente ripetuta. Essi arrivano così ad acquistare il potere d'agire sul corpo eterico. In modo analogo agiscono sull'uomo gli influssi dell'arte vera. Quando in presenza di un'opera d'arte, attraverso la forma esterna o il colore o il suono, l'uomo penetra con la rappresentazione e col sentimento nei substrati spirituali di essa, gli impulsi che l'io ne riceve arrivano in verità ad agire fino al corpo eterico. Se si approfondisce questo pensiero, si potrà misurare l'enorme importanza dell'arte per tutta l'evoluzione umana. Qui si è accennato solo ad alcuni degli influssi da cui l'io è spinto ad agire sul corpo eterico. Nella vita umana vi sono molti influssi simili, anche se non appaiono allo sguardo osservatore così chiaramente come i precedenti. Ma da questi già si vede che nell'uomo è nascosta un'altra parte costitutiva della sua entità, che l'io elabora sempre più. Possiamo riconoscere in questa la seconda parte costitutiva dello spirito e chiamarla spirito vitale. La stessa che, con parola presa in prestito dalla sapienza orientale, si chiama Buddhi. L'espressione spirito vitale è appropriata, perché in ciò che essa denota agiscono le stesse forze che nel corpo vitale, solo quando tali forze si manifestano come corpo vitale. Non è in esse attivo l'io umano, mentre quando si estrinsecano come spirito vitale, esse sono impregnate dell'attività dell'io. Lo sviluppo intellettuale dell'uomo, la purificazione e la nobilitazione dei suoi sentimenti e delle sue volizioni ci danno la misura della trasformazione del suo corpo astrale in sé spirituale. Le sue esperienze religiose e varie altre esperienze si imprimono nel suo corpo eterico e trasformano questo in spirito vitale. Nell'andamento ordinario della vita ciò avviene più o meno inconsciamente. La cosiddetta iniziazione dell'uomo si ha invece quando, per mezzo della conoscenza sovrasensibile, gli vengono indicati i mezzi per prendere delle proprie mani in piena coscienza l'elaborazione del sé spirituale e dello spirito vitale. Di tali mezzi parleremo in capitoli successivi. Per il momento si tratta solo di mostrare che nell'uomo, oltre all'anima e al corpo, è attivo anche lo spirito. Più avanti si mostrerà pure che lo spirito appartiene a ciò che è eterno nell'uomo, a differenza del suo corpo perituro. Col lavoro sul corpo astrale e sul corpo eterico non è più esaurita l'attività dell'uomo. Essa si estende anche al corpo fisico. Un segno dell'influenza dell'io sul corpo fisico si può vedere quando certe esperienze provocano, per esempio, i fenomeni dell'arrossire o dell'impallidire. Qui, in vero, l'io è la cagione di un processo del corpo fisico. Quando per l'attività dell'io si hanno nell'uomo cambiamenti nei riguardi della sua influenza sul corpo fisico, l'io è veramente unito con le forze nascoste del corpo fisico, cioè con le stesse forze che producono i suoi processi fisici. Si può affermare allora che mediante tale attività l'io lavora sul corpo fisico. L'espressione non deve essere fraintesa, non si deve pensare ad un lavoro rozzamente materiale. Ciò che nel corpo fisico appare rozzamente materiale è solo la sua parte manifesta. Dietro questa parte manifesta stanno le sue forze nascoste che sono di natura spirituale. Qui non parliamo quindi di un lavoro sulla parte materiale apparente del corpo fisico, ma di un lavoro spirituale sulle forze invisibili che ne procurano la formazione e la disgregazione.
Nella vita ordinaria, l'uomo non può arrivare che a una coscienza assai poco chiara di questo lavoro dell'io sul corpo fisico. La chiarezza diviene però piena quando l'uomo, sotto l'influenza della conoscenza sovrasensibile, prende tale lavoro coscientemente nelle proprie mani. Allora risulta evidente che nell'uomo vi è ancora un terzo elemento spirituale, quello che possiamo chiamare uomo spirito, in opposizione all'uomo fisico. Nella sapienza orientale l'uomo spirito si chiama Atma. Riguardo all'uomo spirito si può anche facilmente essere tratti in errore dal fatto che nel corpo fisico vediamo l'elemento più basso dell'essere umano e ci è quindi difficile rappresentarci che il lavoro sul corpo fisico debba portare alla parte più alta dell'uomo. Ma appunto perché il corpo fisico nasconde sotto tre veli lo spirito che in lui è attivo, occorre il più alto genere di lavoro umano per unire l'io con il suo spirito nascosto. L'uomo dunque si presenta per la scienza occulta come un ente composto di diverse parti costitutive. Sono di carattere corporeo, il corpo fisico, il corpo eterico e il corpo astrale. Sono animici, l'anima senziente, l'anima razionale e l'anima cosciente. Nell'anima diffonde la sua luce l'io. E sono spirituali, il sé spirituale, lo spirito vitale e l'uomo spirito. Come fu detto, l'anima senziente e il corpo astrale sono strettamente uniti e in un certo modo formano una cosa sola. In modo analogo, sono una cosa sola l'anima cosciente e il sé spirituale, perché nell'anima cosciente risplende lo spirito e da essa sono illuminate le altre parti costitutive della natura umana. Tenendo conto di questo, possiamo raggruppare anche in altro modo le parti costitutive dell'uomo. Si riuniscono in un solo elemento il corpo astrale e l'anima senziente. Altrettanto si fa dell'anima cosciente del sé spirituale e si può in breve indicare come io, l'anima razionale perché è partecipe della natura dell'io e in un certo senso è già io, se anche non ancora cosciente della sua essenza spirituale. Si arriva così a sette parti dell'uomo: il corpo fisico, il corpo eterico o corpo vitale, corpo astrale, io, sé spirituale, spirito vitale, uomo spirito. Anche chi è abituato alle concezioni materialistiche non troverà in questa settemplice struttura dell'uomo quel che è divagamente magico, come spesso vien detto, qualora si attenga strettamente al senso delle spiegazioni precedenti e non metta egli stesso a priori l'idea del magico nella cosa. La scienza occulta parla di queste sette parti costitutive dell'uomo allo stesso modo, dal punto di vista però di una forma superiore di osservazione del mondo, in cui si parla dei sette colori che formano la luce o delle sette note che formano la scala, considerata l'ottava come la ripetizione del suono fondamentale. Come la luce appare in sette colori e il suono in sette note, così la natura umana unitaria appare nelle sette parti costitutive menzionate. Al numero 7, in relazione alla partizione dell'uomo, non è legato niente di più superstizioso di quel che vi sia già legato in ottica o in acustica. In una occasione in cui queste cose venivano esposte verbalmente, fu osservato che non era giusto parlare del numero 7 a proposito dei colori, in quanto al di là del rosso e del violetto vi sono altri colori che l'occhio non percepisce. Invece il paragone coi colori calza anche in ciò che al di là del corpo fisico, da una parte dell'uomo spirito e dall'altra, continua anche l'entità umana. Ma queste continuazioni sono spiritualmente invisibili. Per i mezzi di osservazione spirituale, come per l'occhio fisico, sono invisibili i colori al di là del rosso e del violetto. Bisognava fare questa osservazione perché spesso si sente dire che la scienza occulta non tiene conto esatto del pensiero scientifico, ma fa al riguardo del dilettantismo. Chi guarda in fondo al preciso significato di ciò che venne sopra esposto, troverà in verità che esso non è mai in contraddizione con la scienza naturale, seria, né quando cita fatti naturali a scopo illustrativo, né quando le sue affermazioni si riferiscono a un rapporto diretto con l'indagine scientifica.